Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina sto facendo un sacco di video, ho già caricato diversi video. Devo fare anche questo perché è urgente, è importante. Mi piace, a me piace così. Ah, uomo misterioso. Uomo misterioso non vuol dire chissà che cosa, perché come vedo in diversi video sto facendo sono veramente fatti in risposta a gente o roba del genere. Che mi assidua tutte le stupidaggini, veramente non hanno limiti, ma prima o poi ne andranno. E volevo dirvi che da diverso tempo sono minacciato, questa è una parola pausata, minacciato che mi buttino, si dice così, non so se mi rompino i denti. Visto io ho 43 anni, e a luglio di quest'anno, che è il 2020, siamo a febbraio, fine luglio, però 44 anni sempre ci arriva, bisogna sapere di me. Cioè, posso, questi sono i miei denti, a 43 anni, mi piacciono, non sono sacri, sono molto importanti, e poi sono miei, e poi è lo stesso, ma perché mi devi rompere i denti? Non ho mica capito, sai, non ho mica capito. L'unica risposta è la solita, la cattiveria. Non ce n'è altro, tutto il resto sono chiacchiere. Io ora c'è gente uno, chiaramente. Bisogna sempre dimostrare di essere superiori. Giusto, bisogna sempre dimostrare di essere superiori, ma c'è un limite. Comunque vabbè, non mi interessa. Insomma, io mi denti me li tengo. Addirittura mi hanno detto quando pubblico un video. La fotocopertina, anche se viene in automatico e dimostra qualche dente come sto, per esempio ora vedi, sto parlando, non li fare mostrare, è pericoloso, capito? Ma c'è qualcuno che ha capito che sono povero e vivo in strada? C'è qualcuno che l'ha capito? Perché io credo che molta gente si è fatto delle idee sbagliate su questo. Sì, arrivo in strada, c'è una soldi, cioè mai no, si può dire, qualche volta ce l'ho. Insomma, questa è una delle tante minacce, poi ce n'è tante altre, poi insomma la storia la sapete, chi mi segue la sa. Poi niente, sto guardando, mi piace il mio viso, anche questa storia, non voglio non mi guardare allo specchio, guardate a quello specchio, non guardate a quell'altro. Poi mi dicono no, ma se voglio stare 24 ore no, perché devo dormire, sono di dormire, mangiare, bere, fare bisogni fisiologici. Ma se voglio stare 4 ore così, guarda, e guarda, e dire mamma, sono bella, come uno sciocco. A te, cosa te ne frega? Ti creano danno, non credo. Allora, buona giornata, e guardate io allo specchio. Insomma, se vi piace guardarmi, se no. Buona giornata a tutti.